qui com'era in origine in un progetto in cui cioè, ci sono le stalle, ci sono le stanze, ci sono quindi il luogo destinato alla posta reale. Perché d'altra parte siamo proprio sull'Appia, quindi in corrispondenza dell'attraversamento del fiume. L'Appia, come vedremo successivamente, cambia anche direzione nel momento in cui viene abbandonata la Minturne romana e quindi distrutto il ponte romano. La via Appia comincia a spostarsi dirigendosi verso il punto di più facile attraversamento del fiume, che è quello che poi sarà occupato dal ponte. Quanto accade, dicevo, al passo del Garigliano, e poi del passo Garigliano parlerà il dottor Pimpinella, è significativo proprio perché riassume, come dicevamo, le eccellenze dell'amministrazione borbonica. Ne ho parlato in un convegno che si è tenuto l'anno scorso in Calabria, il Borbone 1734-1861. E io parlerei dei Borboni a Minturne, archeologia, circolazione dei beni, tutela e grandi opere al passo del Garigliano. E vi ripropongo quell'intervento. Aspetta, come si. Ignoro.